Siamo con Marcello Moccia, consigliere comunale con delega allo sport. Marcello, come e quando nasce l'idea dell'organizzazione di questo evento? Ma come ogni organizzazione sono sempre quelle veloci, all'ultimo momento. In un incontro con gli amici della Stella Azzurra e con Giovanni Paolo II si è proposto di fare questa partita di beneficenza. L'ho condivisa in pieno e siamo partiti. Gentili utenti di Assist Sportivo, ben trovati dallo stadio Monterisi di Cerignola, dove sta per cominciare la gara tra la Nazionale Attori e gli imprenditori locali, una partita della solidarietà organizzata con il patrocinio del Comune di Cerignola e le associazioni Giovanni Paolo II e la società calcistica Stella Azzurra. Perché possa veramente servire al tessuto cittadino per dare anche aiuto a chi ha più bisogno. Ecco, per questa partita c'è la partecipazione degli imprenditori locali, qual è stata la loro risposta? Ma io quando li ho contattati è stata una risposta secca e veloce, sì, perché quando si parla di sociale chi si tira indietro avanti a queste cose? Assolutamente, perché in questo momento, che è un momento storico, ogni aiuto è importante ed è fondamentale per la sopravvivenza. È stato organizzato tutto nei minimi dettagli, quanto conta adesso però la risposta del pubblico? Ma è stato così, effettivamente, nei minimi dettagli è stato organizzato, ognuno ha seguito una sua strada, chi ha seguito l'ordine sportivo con l'associazione Stella Azzurra, Giovanni Paolo II, quello che è l'organizzazione sociale, i colloqui direttamente con gli attori, con la Nazionale Attori, io ho seguito tutto quello che è la pubblica amministrazione, quindi le scuole. C'è stata una risposta a parte delle scuole, mi auguro che tutti i ragazzi che hanno acquistato i biglietti siano presenti, perché abbiamo fatto un bel numero di biglietti, quasi un po' tutte le scuole hanno aderito. Adesso vedremo un pochettino se i ragazzi seguiranno, ma penso proprio di sì. Però il sostegno sociale è quello che dobbiamo dimostrare alla città, dimostrare che Cerignola è aperta al sociale. Oggi è una data importante per Cerignola, aver ospitato attori di un certo calibro. Ecco, per voi che emozione è per riuscire ad organizzare eventi di questo tipo? Ma sicuramente è un evento che è stato riproposto dopo 10 anni circa, perché so che sono già stati qui e non ci fu un grande risultato. Io mi auguro che oggi questo risultato, questa rivincita di Cerignola ci sia, e quindi possiamo dire in modo chiaro sport e sociale, coppia vincente. Ok, grazie Marcello, complimenti. Grazie a te, grazie a tutti. Grazie Marcello. Siamo con Franco Oppini, capitano della Nazionale Attori. Ecco Franco, che emozione è partecipare a questo genere di partite? Ma guarda, direi che in questo caso è l'unico vero caso in cui il calcio, è sport, soprattutto per la finalità. Cioè, quando si parla di solidarietà, di beneficenza, e noi ci facciamo 400 km per venire qua, il pubblico magari perde una giornata di festa per venire qui, è il vero calcio, e questo è il significato importante. Certo che non dovremmo essere noi quelli a sopperire alle carenze di quello che è un'organizzazione sociale, però finché abbiamo le gambette che ci reggono facciamo del bene, e questo ci fa un grande piacere, e poi giochiamo anche a calcio, che non ci dispiace, a noi italiani siamo così. Quanto può essere d'aiuto organizzare questo tipo di eventi, soprattutto per la gente che soffre? Ma proprio per questo, ieri quando siamo arrivati siamo andati all'ospedale a salutare le mamme, le neomamme, visto che la festa è la mamma, a vedere i bambini, anche quelli malati terminali. Già anche questo, portare un sorriso, un saluto, una carezza, hai capito, è importante per quelli che non possono muoversi magari dall'ospedale. Poi per quanto riguarda proprio il sostegno diretto, non è tanto solo l'incasso che è importante, portare dei soldi, dei fondi, è diffondere le difficoltà di queste persone, far sapere che questi qui che soffrono ci sono, esistono, e questo è un compito importantissimo. Ok, grazie Franco, in bocca al lupo per la partita. Beh, questo non c'è dubbio, vincerà la solidarietà, questo è importante. Grazie. Ciao. Siamo con Giulio Carrano dell'associazione Giovanni Paolo II. Giulio, quali sono gli obiettivi per l'organizzazione di questa partita, che obiettivi siete posti? L'obiettivo era quello innanzitutto di festeggiare le mamme, visto che solitamente non esiste una manifestazione dedicata alla mamma. Seconda cosa era quello di fare beneficenza. In che modo abbiamo fatto beneficenza? Innanzitutto ieri la squadra attori è andata al reparto maternità, dove c'è stato un grosso successo di mamme e di pubblico, e hanno portato una rosa alle neomamme. Poi da lì siamo passati alla pediatria, e devo dire che gli attori erano tutti ben interessati e disposti, e si sono fermati con i piccoli dell'ospedale.
La terza cosa è portare un po' di sollievo. Certo, quello che diamo non è tanto, però almeno una bolletta del gas, una bolletta della luce, forse a 12 mamme siamo riusciti a darla. Quanto è emozionante organizzare degli eventi di un certo tipo, comunque con la presenza di attori, di personaggi famosi? Emozionante, stressante, però alla fine si tirano i bilanci e dico è andata bene anche questa volta. Ok, grazie Giulio, complimenti per l'evento. Grazie a voi. Siamo con Andrés Gil, famosissimo per il mondo di Patti, vincitore di Ballando con le Stelle. Andrés, che onore è per voi partecipare a questa partita di beneficenza? No, è un onore stare qua a Cerignola, sicuramente con la gente, per divertirci e anche per una buona causa. Come ti sei preparato ad affrontare questa partita da calciatore e non da attore? No, beh, poca preparazione, non è che ce la caviamo alcuni per giocare, però non è che siamo... Però un livello, non so se hai visto, più o meno... Siamo... La partita infatti sta andando bene, ha anche segnato un gran gol, 1-0, è tutto in discesa adesso. Speriamo adesso a difendere, fa caldo, quindi speriamo che vinciamo. Ok, grazie Andrés, in bocca al lupo. Siamo con Federico Costantini. Federico, che emozione è partecipare per voi a questo tipo di partite? Sempre bellissimo, perché ovviamente fa piacere partecipare a eventi di beneficenza, e poi il calcio è una passione che ci accomuna, quindi unire la passione a attività di beneficenza è il massimo. Qual è l'emozione parteciparvi voi da attori, partecipare a questi eventi? Beh, appunto, è bello giocare a calcio e avendo questa nostra passione, mettendola in pratica, facendo felici tante persone che hanno magari più bisogno di tanti altri. Parlando della partita un po', come sta andando? State vincendo 1-0, come la vedi? Sì, 1-0, io personalmente la vedo male perché di mattina ho la metà delle energie, però vabbè, dai, stiamo spezzando il fiato, nonostante questo caldo ci divertiamo. Il saluto per chiudere di Federico agli utenti di Assist Sportivo. Un saluto a tutti voi, e tifate il calcio e fate beneficenza. Grazie Federico, in bocca al lupo. Grazie.